Buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti in questa nuova puntata di Abruzzo Up, sempre con interessantissimi argomenti da trattare e con altrettanto interessanti ospiti che vi vado subito a presentare. Abbiamo il professor Vegliò dell'Università dell'Aquila, buonasera professore. Salve. E l'ingegner Cauti, buonasera, direttore del polo Capitank, polo di ricerca farmaceutica, di ricerca chimica farmaceutica. Bene, perché l'argomento della serata è proprio questo: la ricerca, importantissimo e vitale settore per l'innovazione, per lo sviluppo delle aziende, dell'economia di una nazione. E beh, in Abruzzo noi abbiamo un'eccellenza, un'eccellenza in questo settore, che è quella proprio del polo farmaceutico, del polo della ricerca chimica e farmaceutica. Io volevo subito passare la parola all'ingegner Cauti per quello che riguarda spiegazione al nostro pubblico di quale eccellenza sia in effetti la nostra realtà abruzzese, perché vi dico subito così qualche dato di massima, è molto importante, che abbiamo in Abruzzo, pensate, abbiamo registrato nel 2014 un incremento dell'export del ben 14% nel settore chimico e in quello farmaceutico del 19,9%. Parliamo quindi di cifre davvero importanti che non ha avuto nessun altro settore nella nostra economia locale, abruzzese, regionale. E questo, tutto sommato, è anche stato un motivo di equilibrio che è riuscito a compensare le perdite che si sono verificate invece su altri settori nella nostra economia a causa della grandissima crisi che, come sappiamo, tuttora non è del tutto terminata. Ingegner Cauti, ci vuole un pochino spiegare al nostro pubblico quali sono queste eccellenze, che cosa facciamo in Abruzzo, perché adesso vedrete, vi stupirete di quante cose magari nessuno era a conoscenza e invece le si fanno proprio qui in Abruzzo, a livello prodotti, farmaci o comunque una produzione che ha un'eccellenza internazionale, quindi mondiale. Ecco, ingegner Cauti, vuole spiegarci un pochino? Insomma, intanto le aziende che ci sono. In Abruzzo sappiamo tutti che il 97% delle aziende sono di piccolissime, micro-medie dimensioni. Sono poche decine le grandi aziende. Ci sono quattro grandi aziende del settore chimico-farmaceutico. Le posso citare tutte quante perché sono solo quattro. Certo. La Sanofi, la Dompé, la Menarini e l'Alfa Wasserman. Poi ci sono altre medie aziende che stanno nel settore, che non fanno esattamente farmaci, ma fanno apparecchi biomedicali, che sono comunque nostri consorziati. Ma per rimanere al settore farmaceutico stretto, queste quattro aziende, ma intanto, tanto per identificarle, per sapere, per identificare con farmaci che sono noti in tutto il mondo, Sanofi produce Malox, Dompé produce Loki, Menarini e altri, come anche l'Alfa Wasserman. Peraltro anche per dare proprio dire questioni di molto macro, l'Alfa Wasserman, che è un'azienda che è ad Alanno e produce farmaci, in termini di competitività, come peraltro le altre due, ma Alfa Wasserman in particolare è tra le prime 10 aziende italiane in termini di competitività, di indice di performance, non del settore farmaceutico, ma di tutti i settori. Relativamente invece ai dati che lei citava prima riguardo all'export del chimico e soprattutto del farmaceutico, questi sono dati molto importanti in questo momento, dove tutto arretra, le aziende di questo settore reggono e vanno avanti, ma in Abruzzo in particolare la cosa che voglio dire, non c'è solo un dato dinamico e comparativo di tipo interessante, ma anche da un punto di vista assoluto. Il settore farmaceutico è uno dei settori forti della regione Abruzzo. Forse ne parleremo più tardi, quando parleremo di strategia intelligente, ma il settore farmaceutico, che è una debolezza per quanto riguarda noi abruzzese, ce la viva, che si sta cercando di colmare adesso, è un settore forte. La debolezza qual è? È che queste aziende erano aziende
che stanno sul nostro territorio, producono, utilizzano persone, sono 1.500 gli occupati, altrettanti circa dell'indotto, ma un indotto vero e proprio del settore chimico-farmaceutico non c'è. La creazione del polo ha come primo punto, come primo obiettivo, è quella della creazione di un indotto. Noi, scherzando tra di noi, diciamo sempre che le aziende farmaceutiche in Abruzzo non ci comprano nemmeno l'acqua minerale, si esagera ma ci andiamo vicino. Con adesso questa, diciamo, creazione del polo e anche l'ambizione di creare attraverso l'Abruzzo anche, diciamo, di alimentare il cluster nazionale delle aziende farmaceutiche o del settore cluster, farmaceutico più ampio. Spieghiamo anche al pubblico, il cluster è una terminologia tecnica che si usa per indicare in pratica il polo, i poli industriali, diciamo, che raggruppano più imprese che afferiscono lo stesso settore. Prego, scusi. Esattamente, prego. Era giusto essere più chiari. Quindi questa ambizione è quella di diventare più competitivi, non solo queste quattro aziende, ma attraverso queste quattro aziende di far diventare competitivi chi ci lavora. Questa è una cosa che in questi tre anni di esistenza del polo abbiamo già dei risultati tangibili. Intanto il primo risultato tangibile è che le aziende, le grandi aziende, hanno rilanciato ben oltre l'esistenza che ci eravamo dati del polo, che era fino a tutto quest'anno. Ci rinnoveremo e rilanceremo facendo un programma per i prossimi 5 anni. Adesso a fine aprile andremo al rinnovo del CDA, facendo entrare anche altre aziende, anche di fuori regione. E dopodiché l'ambizione che abbiamo è di diventare attrattori di investitori nel settore. Quindi primo passo, quello di creare attorno a queste aziende un ambito competitivo. Secondo, essere tanto competitivi da invogliare investitori e altre aziende a venire qui da noi per produrre insieme a noi e per essere competitivi e raggiungere i mercati mondiali attraverso, questa è una cosa importante, attraverso i canali di questi quattro colossi che già ce li hanno, evidentemente, questi canali che siano ben oliati. Lei citava questo 19%. Altra cosa che peraltro voglio dire molto brevemente, che nel settore farmaceutico, come spesso anche in altri settori, la competitività non è competitività solo tra aziende, la competitività è tra territori, perché queste grandi multinazionali sono presenti in molte nazioni europee e spesso anche in altre regioni d'Italia, e la prima competizione che bisogna vincere è con l'azienda cugina di un'altra regione che ovviamente tende a fare le stesse cose. Per quanto riguarda per esempio il Malox, si produceva in Lombardia, adesso il Malox in compresso per tutto il mondo si produce all'Aquila. Questo non è un risultato evidentemente del polo, è un risultato di Sanofi in sé, però è un risultato del quale pensiamo, speriamo, i risultati ci danno ragione in questo senso, pensiamo di poter beneficiare come territorio e non solo come lavoratore di queste grandi aziende. Questa è la sfida che ci siamo dati e che, per quanto riguarda alcuni indicatori che abbiamo, poi anche il professore, noi avremo modo di citarli questi piccoli risultati, qualche risultato già lo abbiamo di tipo concreto, di aziende che vogliono venire a lavorare con noi, di sperimentazioni che si sono fatte, che adesso cercheremo di portare sul mercato, di spin-off che sono nate, eccetera, eccetera. Bene. È un lavoro molto, molto, molto utile, soprattutto all'insieme, no? dell'industria farmaceutica e chimica abruzzese, ma poi non solo abruzzese, perché poi è chiaro che questi risultati si riflettono a livello nazionale, è normale. Quindi è un lavoro molto importante quello che sta facendo il polo. Appunto, il polo Capitan, così si chiama. Ce ne vuole un pochino parlare, professore Vegliò, che è anche appunto nel membro del CDA, del Consiglio d'amministrazione di detto polo. Che cos'è, in maniera semplice per il pubblico, che cosa fa, quali sono le attività, il numero dei soci, insomma, ci descriva un pochino il vostro lavoro. Ma
Dunque, diciamo, dal punto di vista possiamo dividere sostanzialmente chi partecipa al polo in tre grosse tipologie. Sicuramente ci sono delle grandi imprese che sicuramente svolgono un ruolo di leadership per quanto riguarda le attività. E accanto a queste grandi imprese ci sono piccole e medie imprese che chiaramente di questo cluster chiaramente ne possono fare. Ne possono trarre dei benefici proprio appunto perché si possono creare delle reti, delle sinergie e via dicendo. Non ultimo è chiaramente anche il ruolo dei centri di ricerca e delle università. Recentemente abbiamo anche acquisito, cioè facciamo parte, tutte e tre le università abruzzesi fanno parte del polo. Io nel CDA, adesso ho detto andata in scadenza, ma rappresento le università e i centri di ricerca. Chiaramente questa sinergia tra grandi imprese, piccole e medie imprese e centri di ricerca chiaramente ci ha dato dei buoni risultati perché ci ha permesso di mettere ad esempio in rete una serie di risorse, ad esempio per preparare dei progetti di ricerca a livello europeo, per esempio, Ecco, ma anche a livello regionale. parliamo un attimino del, professore, dei progetti che avete in corso in questo momento. Leggevo, è possibile leggerlo proprio sul sito di Capitanche, che vi sono dei progetti davvero interessanti. Ad esempio, state spaziando non soltanto sul comparto, diciamo, medico in senso stretto, quindi farmaceutico, ma anche vedevo che ci sono dei progetti che state cercando di portare avanti sui fertilizzanti, sui fertilizzanti innovativi, ho visto sul sito. Sì, diciamo che come detto viene detto polo chimico-farmaceutico, c'è anche una parte tra virgolette chimica, direi non solamente chimica in senso stretto, ma io direi soprattutto legato a quelle che sono le tecnologie ambientali e su questo settore diciamo, abbiamo un bel gruppo diciamo, abbastanza forte. No, tanto per citare un esempio, proprio all'interno delle attività del Polo abbiamo da poco presentato un progetto nell'ambito di Horizon 2020, in cui l'Università dell'Aquila è capofila del progetto, in cui ci sono diversi partner della Repubblica Ceca, svedesi, degli spagnoli, ovviamente molte aziende ovviamente, italiane e non solo ovviamente della regione. La interrompo soltanto un secondo per fare Prego. una precisazione sempre per il pubblico. Allora, ha parlato di capofila il professore, perché? Perché i finanziamenti europei, che adesso vedremo meglio nel dettaglio, funzionano proprio così. Bisogna raccogliere non solo un'impresa che chiede finanziamenti, ma più imprese che interagiscono tra loro, cercano di completarsi nelle loro competenze e si presentano attraverso una capogruppo che è appunto detto il coordinatore diciamo, della partnership, del gruppo appunto di imprese che partecipano, di imprese e di enti anche universitari, di ricerca, che partecipano al bando, quindi al finanziamento, alla richiesta di finanziamento. Prego professore, scusi questa Sì, parte. no, la precisazione era anche perché svolgere il ruolo di capofila non è esattamente proprio uno scherzo, perché coordinare una serie di partner, neanche nella preparazione del progetto, diciamo, è un'attività molto impegnativa. E quindi chiaramente questa rete, quando ho avuto anche modo di conoscere anche le varie aziende, nei consigli di amministrazione, ma soprattutto anche nelle riunioni, nelle giornate informative, è il momento secondo me fondamentale perché adesso faccio sempre la battuta quando ci vediamo in CDA e quando prendiamo il caffè e ci mangiamo qualche cosa insieme, alla fine nascono delle idee, ci si conosce e quindi chiaramente c'è l'opportunità di fare rete e quindi che è chiaramente l'aspetto fondamentale nell'ambito di questi progetti. Bene. Quindi il ruolo di capita anche, sostanzialmente è anche questo qua di networking che è fondamentale. Certo. E proprio appunto finanziamenti, appunto, modi per riuscire a intercettare, a prendere i finanziamenti europei che sono fondamentali, soprattutto in un periodo, diciamo, di scarsità di fondi dovuta alla crisi economica mondiale che attraversiamo. E come si fanno? Come funzionano questi fondi a cui il professore faceva riferimento? Vediamo il servizio della nostra Giulia Pelliccia e Francesca Romana Testi che ci spiegheranno un pochino meglio il funzionamento. Prego regia. Eccoci tornati alla rubrica In Europa. Siamo con Giulia Pelliccia. Oggi ci spiega, e soprattutto ci rivolgiamo agli imprenditori, quella che è poi una tendenza della quale si parla ultimamente, i cluster, i gruppi di impresa, lo sviluppo imprenditoriale e insomma cosa si nasconde dietro a questi termini?
Sì, in effetti diciamo anche la regione Abruzzo da un po' di anni le politiche pubbliche spingono verso appunto l'aggregazione d'impresa e anche la regione Abruzzo dopo altre regioni europee, altre regioni italiane nella programmazione 2007-2013 ha intercettato un po' questo fenomeno distrettuale, questa tendenza delle imprese quindi ad aggregarsi, a riunirsi per concentrazione geografica e chiaramente per tematica, per settore produttivo e ha cercato di, in un certo senso di far nascere appunto quelli che attualmente sono i poli di innovazione tecnologica, quindi ha finanziato la nascita dei poli che sono raggruppamenti di imprese che cercano di quindi realizzare economie di scala mettendo in comune, condividendo soprattutto conoscenza, quindi condividendo soprattutto innovazione tecnologica, facilitando il trasferimento tecnologico perché è più facile diciamo fare trasferimento tecnologico a vantaggio di una filiera. Si pensi anche dal punto di vista normativo, sono nati contratti di rete, pensa che al 31/12/2014 abbiamo in Italia quasi 2000 contratti di rete sottoscritti e 10.000 imprese in rete, quindi sono numeri importanti. Allora unirsi, l'idea è quella di unirsi, avere più forza, ma poi quello che serve è la credibilità internazionale, così riescono a raggiungerla? Sì, sì, perché se vogliamo la ragione della nascita dei poli sta proprio nel fatto che le imprese devono avere forza sui mercati globali e per avere forza sui mercati globali le politiche pubbliche dicono insieme è meglio. Ora, questo fenomeno appunto delle imprese aggregate nei poli, chiamiamole così, nei raggruppamenti di imprese, nei cluster, come si dice in lingua inglese, in Europa è un fenomeno molto diffuso che esiste già da tanto tempo e la Commissione Europea, quindi per riallacciarci all'Europa, che è il tema di questa rubrica, la Commissione Europea quindi che fa? Finanzia i cluster, offre un servizio di internazionalizzazione, diciamo meglio così, per i raggruppamenti di impresa su base regionale. Esiste quindi la European Cluster Collaboration Platform, la piattaforma europea di collaborazione tra poli di imprese appunto, che offre dei servizi completamente gratuiti ai cluster europei per favorirne l'internazionalizzazione, la collaborazione. Come avviene? Sì, esistono appunto, la Commissione Europea emana dei bandi a manifestare interesse a costituire proprio un cluster europeo e esistono attualmente 13 cluster già costituiti nei vari settori della produzione e all'interno appunto di questi cluster si definiscono delle politiche di sviluppo di lungo termine per il settore interessato, che può variare dal manifatturiero all'agroalimentare al chimico. Per fare un esempio pratico, cosa succede? Attualmente vi è un bando della Commissione Europea all'interno del programma per la competitività delle piccole e medie imprese, quindi il programma COSME, conosciuto in gergo come programma COSME. Ebbene, all'interno di questo programma è stato emanato un bando, Clusters Go International, quindi volto all'internazionalizzazione dei cluster, e la scadenza di questo bando è stata posticipata al 17 aprile 2015. Ora, il bando prevede due azioni, due misure, quindi le imprese, i raggruppamenti di imprese possono partecipare sia per costituire una partnership strategica a livello internazionale, sia per finanziare delle attività all'interno di questa partnership invece già costituita. Ma attenzione, per partecipare al bando, le imprese, o meglio i poli di imprese, i poli di innovazione, i cluster regionali, devono essere iscritti su questa piattaforma europea. E a dicembre all'interno di Abruzzo App avevamo già dato il consiglio di iscriversi a questa piattaforma ai poli abruzzesi che non sono ancora appunto iscritti. Quindi ovviamente questa è un'esortazione a partecipare per gli imprenditori e per le imprese che ovviamente fino ad oggi ancora non avevano ben chiara quale fosse la maniera e soprattutto la trafila per partecipare. E certo, un'esortazione perché appunto insieme è meglio, quindi anche rimanere fuori dai servizi offerti dalla Commissione Europea a questo punto è solo penalizzante. Cercare di partecipare, fare impresa, poi si parla di sviluppo, si parla di ricerca, davvero poi la chiave si allarga tantissimo perché unirsi in caso di crisi, avere più forza e poi in questo caso c'è la finestra europea che è una grande opportunità. Sicuramente.
Sicuramente, sicuramente, quindi hai toccato un tema sensibile, perché anche la ricerca e l'innovazione oramai sono la precondizione per la competitività delle imprese, quindi se non si migliorano i prodotti e i servizi non si compete sui mercati mondiali, e quindi sappiamo che la Commissione Europea finanzia da 20 anni i progetti di ricerca e sviluppo con programmi molto molto complessi, così complessi da aver dovuto inventare all'interno dell'attuale programma che si chiama Orizzonte 2020 una misura specifica semplificata per le piccole e medie imprese, anche perché il limite più grande per le piccole e medie imprese, che poi sono il maggior numero di imprese in Italia e in Europa chiaramente, è proprio quello di non avere le risorse umane e finanziarie per poter fare ricerca e sviluppo. Però piuttosto che diciamo soffermarci sul programma Orizzonte 2020, per il quale invece avremo modo di approfondire in seguito, stasera voglio segnalare un'altra iniziativa che non è affatto conosciuta sul territorio abruzzese, Eureka, quindi un altro programma che finanzia la ricerca e lo sviluppo tecnologico, ma diverso da quello della Commissione Europea, perché Eureka è un programma appunto intergovernamentale, è una piattaforma privilegiata per la cooperazione internazionale. Perché? Perché Eureka finanzia dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico che salgono direttamente dal mercato. Quindi qual è la differenza fondamentale con i programmi finanziati dalla Commissione Europea? Che in Eureka non ci sono programmi di lavoro, quindi non c'è un approccio top down, al contrario i progetti devono nascere da una reale esigenza di mercato, quindi non ci sono preclusioni ai temi di ricerca, qualsiasi progetto va bene purché sia valido dal punto di vista commerciale. E chiaramente quindi si tratta di un programma anche qui internazionale che prevede il lavoro insieme ad altre imprese europee, però Eureka anche funziona attraverso la costituzione di cluster e umbrella, appunto come si dice in inglese, quindi anche dentro Eureka diciamo si favorisce la ricerca applicata ad un settore produttivo esteso, non ad una singola impresa. E l'altra cosa di Eureka che lo rende un programma molto più flessibile e forse anche più vicino è che diciamo il finanziamento viene erogato a ciascuna impresa partecipante dal proprio stato nazionale attraverso il punto di contatto nazionale. Quindi in base a quello che stiamo dicendo, in questo caso l'ente finanziatore non è più la Commissione Europea? No, esattamente, anzi per maggior chiarezza dobbiamo dire che l'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, partecipa anch'essa al programma Eureka e agisce in sinergia con Orizzonte 2020, Eureka e Orizzonte 2020, quindi dispiegano le forze, ad esempio per aiutare le PMI, anche Eureka prevede un progetto appunto che si chiama Eurostars, specifico, lo inquadriamo, specifico appunto per le piccole e medie imprese, che funziona in sinergia con lo strumento PMI di Orizzonte 2020. Questo quindi in questo caso noi ci vogliamo rivolgere alle imprese, perciò da parte tua qual è il suggerimento di questa puntata per gli imprenditori abruzzesi? Sì, guarda, in particolare mi voglio concentrare sul settore chimico e diciamo che esiste una piattaforma europea appunto per la chimica sostenibile. Sappiamo che la chimica è un settore fondamentale, perché? Perché la chimica è alla base di molti degli altri, di tutti quasi, degli altri settori produttivi, no? La piattaforma per la chimica sostenibile, SUSCHEM, che cosa comporta per le imprese che si iscrivono a questa piattaforma gratuita, questa appunto sì, piattaforma, appunto raggruppamento di poli di imprese, offre dei servizi anche qui completamente gratuiti, quindi iniziative a livello nazionale ed internazionale. Il referente italiano della piattaforma SUSCHEM per l'Italia è l'Università di Bologna, quindi partecipando, iscrivendosi, registrandosi gratuitamente al sito di SUSCHEM, ecco che le imprese del settore chimico accedono a tutta una serie di servizi che vanno appunto dai partenariati nei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, agli eventi di brokerage, come si dice in gergo, quindi andare a cercare partner commerciali in eventi organizzati in seno alla piattaforma, e soprattutto, cosa importantissima, SUSCHEM ha messo a punto un sito specifico che si chiama Grant It, cioè finanziamo praticamente, che si occupa esclusivamente dei finanziamenti di ricerca e sviluppo per il settore della chimica. Come dicevamo, il programma di ricerca della Commissione Europea è
molto, molto complicato. Registrandosi a Grant It, questo sito specifico per le imprese della chimica, addirittura si può fare una ricerca sui complessissimi programmi di lavoro della Commissione Europea per parole chiave. Si può proporre un'idea progetto e la comunità di Susquehanna adotta questa idea progetto per trasformarla appunto in un progetto di finanziamento da richiedere. Allora l'invito appunto questa settimana è quello proprio per il polo chimico, per le imprese abruzzesi del polo chimico. Noi ringraziamo la nostra esperta Giulia Pelliccia. In Europa, questa rubrica dedicata proprio all'Europa, ai fondi e all'impresa abruzzese, torna la prossima settimana. Noi diamo la linea a Fabrizio Catullo. Grazie Giulia e Francesca. Come avete sentito, c'è tanta carne a cuocere, no? Ma ne parliamo comunque in modo più diffuso con i nostri ospiti tra qualche minuto. Pubblicità adesso. Ed eccoci qui di nuovo in studio. Dunque, professor Vegliò, parlavano le due colleghe di Susquehanna, questa piattaforma per attrarre appunto gli imprenditori abruzzesi, quindi anche e per facilitare quindi nel campo chimico farmaceutico la ricerca e lo sviluppo delle imprese. Voi come Polo Capitank, in che rapporti siete con questa piattaforma? La utilizzate? Beh, sicuramente, come lei sa, io sono ingegnere chimico, quindi abbiamo un corso di laurea di ingegneria chimica all'Aquila, quindi chiaramente i colleghi di Susquehanna li conosco molto bene, quindi abbiamo avuto modo di interagire spesso anche nell'ambito di altri progetti che non erano a livello europeo. E sicuramente questo aspetto che riguarda la chimica sostenibile è uno dei motori che guidano molti dei progetti che sono presenti, dei bandi che sono presenti anche nello stesso bando, dei bandi Horizon 2020. Chiaramente noi come Capitank mi sembra che non ci facciamo parte, mi sembra ancora, però comunque la rete di contatti esiste, chiaramente non è che esiste solamente Susquehanna, ma ne esistono anche altri. Adesso per esempio stiamo aderendo ad un altro cluster che si trova in Francia ed è coordinato dai colleghi francesi, che riguardano soprattutto quelli che sono i cosiddetti chiamati gli elementi critici in Europa. Spesso si è parlato di, non molto nelle nostre trasmissioni italiane per intenderci, però c'è stato un periodo che in Europa non si faceva altro che parlare di elementi critici, di mancanza di materie prime tipo terre rare e cose di questo genere, perché nel 2008-2009 la Cina ha chiuso i mercati delle terre rare. C'è stato un grossissimo interesse anche in molte riviste non solamente specifiche, che si parlava di queste tematiche, noi parlavamo di altro, ma comunque ci sono questi gruppi, questi cluster tipo Susquehanna, ma ce ne sono anche altri, non solo in Europa. Per esempio noi abbiamo una collaborazione con Capitank, con uno dei parchi tecnologici e scientifici russi con cui collaboriamo, anzi adesso abbiamo organizzato a settembre un congresso per scambiarci di questo tipo di esperienze. Adesso a giugno anche noi andremo nella loro sede, appunto sempre nell'ambito di questo tipo di scambio di rapporti. Le tematiche chiaramente sulla chimica sostenibile sono fondamentali, perché poi anche le tematiche ambientali sono chiaramente di grande interesse, quindi noi su questi settori chiaramente lavoriamo a fondo e proponiamo progetti sia in ambito europeo ma anche a livello nazionale e regionale. Perfetto. Siccome come avete visto anche dal servizio e da quello che hanno detto i nostri ospiti finora, è fondamentale riuscire quindi a intercettare questi finanziamenti, ma d'altro canto è anche, come diceva la nostra Giulia, abbastanza difficile, perché sono progetti comunque complessi, di una certa complessità, che richiedono professionalità avanzate. Allora cosa fare per la piccola e media impresa? Intanto certamente aderire a grandi poli che possono quindi attrarre, proprio perché grandi, proprio perché hanno al loro interno già delle realtà di una certa importanza. Citava l'ingegner Cauti appunto il Polo Capitank, che ha all'interno già grandi realtà farmaceutiche abruzzesi, ma internazionali in realtà. Ma in realtà,
Vediamo un attimino quali sono le difficoltà oggettive che riscontrano soprattutto le imprese italiane. Ecco, il cartello 1 è già stato andato in onda, eccolo qui. Abbiamo fatto, come economista, conduco anche studi su questo genere di problematiche, e abbiamo con dei colleghi individuato queste tre principali difficoltà che hanno le imprese italiane e quindi abruzzesi anche nel appunto intercettare questi finanziamenti. Intanto un difetto fondamentale, e volevo commentarlo insieme a voi ospiti questa sera, è che il fatto che non facciamo sistema. Si dice sempre che in Italia non riusciamo, c'è una forte differenziazione geografica, non facciamo sistema, cioè la presenza italiana all'interno di strumenti di cooperazione europea è scarsa. Ingegner Cauti, vuole dirci qualcosa su queste difficoltà? Sicuramente, se andiamo a vedere i numeri, le difficoltà ci sono, però io posso portare qui anche la mia piccola esperienza. Certo. Io sono il titolare di una società che si occupa di attrazione di fondi europei, si chiama Metron. Io dico sempre, noi siamo ultra periferici e marittimi, perché non siamo a Parigi o a Bruxelles. Negli ultimi 10 anni abbiamo vinto una settantina di progetti europei con il coinvolgimento di oltre 350 partner in tutta Europa. Se li può vincere Metron, i progetti li può vincere chiunque, non è una cosa così complicata. La più grande difficoltà per noi italiani è la partecipazione. Qui ci vuole, come diceva Totò, che si raccomandava a San Gennaro per vincere e fare terno al lotto, e quello gli suggeriva di giocare la schedina. Io il primo suggerimento intanto è di giocare la schedina. Evidentemente non è così banale, non è così semplice far parte di un network è cruciale, è fondamentale. Ma noi, diciamo, come italiani, la cosa che ho un po' visto lavorando un pochettino in giro e lavorando soprattutto sui progetti, diciamo, con finanziamento diretto, quelli, i bandi fatti direttamente da Bruxelles, noi essenzialmente a questi rispondiamo, è che in Italia noi veniamo da una tradizione in cui avevamo una grossa quantità di risorse o nazionali. Noi veniamo qui soprattutto in Abruzzo dalla Cassa per il Mezzogiorno o altri aiuti, e poi molte delle nostre regioni erano regioni obiettivo 1, adesso regione della convergenza, dove i fondi europei gestiti direttamente dalle regioni erano molti. Spesso, non è una novità, noi non riusciamo a spenderli nemmeno tutti questi fondi, per cui non era nemmeno tanto conveniente e opportuno partecipare ai bandi quelli europei. Quando partecipa l'Italia, quando ha partecipato, non era secondo ad altri. Nel sesto programma quadro, settimo programma quadro, la percentuale di successo dell'Italia era una percentuale di successo buona. Era basso il valore assoluto dei progetti vinti, perché presentavamo meno progetti. La tendenza si è invertita adesso. Nelle prime call di Horizon, l'Italia è stata uno dei paesi che ha presentato un maggior numero di progetti ed è stata forse quella che ha avuto in percentuale la più bassa percentuale di successo, che significa che quel cartello che avete messo mette il dito nella piaga, la totale disabitudine a partecipare a questi progetti, a competere in mare aperto, quindi l'abitudine, il non fare lobby. Noi abbiamo un concetto di lobby diversa da quella che è il concetto di lobby. Perché si fa molta confusione spesso su questo. Fare lobby spiegarlo. Non significa organizzarsi per forzare la mano all'andamento normale del progetto. Non si fa pressione perché lei favorisca me piuttosto che Quindi Francesco. Non è la raccomandazione. Non è la raccomandazione. La lobby è cercare di vedere. I bandi intanto sono noti da molto tempo. C'è lo scheduling preciso di quando usciranno i bandi e su che cose. Fare lobby significa attrezzarsi per intanto fare un grosso partenariato, per presentare progetti che rispondano esattamente ai bisogni che hanno le aziende, perché presentare un progetto che risponde alle esigenze del bando ma non alle esigenze dell'azienda, viene immediatamente capito dal valutatore. Adesso noi tutti siamo un pochettino, anche noi siamo valutatori nelle liste dei valutatori dei progetti europei, sappiamo come funziona. Se si presenta un progetto che è forzato per rispettare il bando, si capisce immediatamente. Quindi fare lobby significa intanto capire qual è esattamente il bando. Ce ne sono talmente tanti, se non è quello il prossimo, quello buono, si aspetta la prossima volta.
poi cercare di capire se il bando che esce la prossima volta è il bando dove partecipano in pochi, in molti. E un conto è iscriversi alla corsa di San Martino che c'è al mio paesino, un conto fare la Milano-Sanremo. Se uno si iscrive immediatamente alla Milano-Sanremo ed è un dilettante del primo anno, difficilmente vincerà. Bisogna, diciamo, fare lobby significa anche capire questo, significa capire qual è il bando adatto all'esigenza della propria forza, del proprio gruppo di partecipazione. Poi la tecnicalità della scrittura del progetto, anche questo è un punto di debolezza, però certo a livello di università, di aziende che fanno questo mestiere, non abbiamo gli anelli al naso e siamo anche capaci di farlo. Certo, per esempio, in alcune nazioni e anche in qualche regione, per esempio in Toscana, in Italia, l'abbiamo suggerito anche alla regione Abruzzo, sembra che anche la regione lo faccia nel prossimo futuro, ci sono dei fondi di rotazione che vengono messi a disposizione in Spagna dal governo ai gruppi di progettazione, perché venga finanziato il costo del progetto. Un progetto ben fatto è un progetto che costa e non tutti si possono permettere di fare una, diciamo, di spendere il costo del progetto. Come funziona il fondo di rotazione? Il pubblico, la regione o lo Stato in Spagna metteva a disposizione di chi scrive questo progetto un fondo per scrivere questo progetto. E non è a fondo perduto. Perché non è a fondo perduto questo fondo? Perché se io il progetto lo vinco, allora questi soldi io li riprendo all'interno del progetto e li restituisco a chi me li ha dati. Se io il progetto lo scrivo bene e non lo vinco, vengo pagato. Se il progetto non viene valutato bene, non vince, viene valutato bene, i soldi vengono, diciamo, il progetto viene pagato. Se invece il progetto viene scritto tanto per fare, perché c'è il progettificio, allora questo fondo viene restituito comunque, c'è l'obbligo di restituzione di questo fondo. Secondo me è un meccanismo virtuoso che il nostro diciamo, settore pubblico dovrebbe attivare, perché sono soldi ben spesi. Finanziare la scrittura di progetti significa finanziare l'attrazione di fondi e la ricaduta sul territorio. Certo, un'opportunità forse la offrirà il nuovo PFS, il nuovo FES, no? I nuovi fondi regionali. Lo offrirà il nuovo FES, per quanto ci riguarda, siccome qui parliamo di Capitank, noi come Capitank l'abbiamo finanziato noi. Capitank finanzia, attraverso quello che si chiama la carta di servizi, quel partner che scrive il progetto per un altro partner, e quindi lo finanziamo noi con fondi nostri. La linea di massima, però, la linea è quella, sarebbe quella di avere dei rifinanziamenti pubblici che aiutino a progettare. Nel nuovo FESR si sta discutendo di questo, siamo ormai tutti d'accordo, diciamo, le associazioni editoriali, i sindacati. Possiamo sperare. Pensiamo di sì. Pensiamo. E quindi sarà più facile, quindi amici, soprattutto mi rivolgo quindi agli imprenditori, sarà più facile quindi poter accedere ai fondi europei, proprio perché, come diceva Ringer Cauti, ci saranno questi aiuti proprio pubblici per poter fare il progetto, quindi per poterlo scrivere bene, in maniera corretta, e presentarlo quindi all'Europa. Quindi tenetevi sempre informati, noi continueremo a darvi in questa trasmissione informazioni su questo. Professor Begliò, come funziona però a questo punto, allo stato attuale, la nostra realtà abruzzese farmaceutica, in chimica farmaceutica abruzzese, per quello che riguarda il networking, quindi la rete, no? Il fare gruppo, fare polo, fare cluster, come si dice in inglese. Che cosa fa attualmente, cosa fanno i cluster, e in particolare ovviamente il Capitank che la riguarda, cosa fa in Abruzzo? Che tipo di aziende mette insieme? Per dire, io immagino, no, un cluster nel campo chimico potrebbe funzionare così, c'è un'impresa che produce il prodotto chimico, farmaceutico, un'altra che fa, un ente che fa ricerca e cerca di svilupparlo, un'altra che produce magari i macchinari necessari poi a produrlo. Ecco, io immagino così una rete di imprese. Cosa avviene invece in Abruzzo? Io vi parlo per quanto riguarda la mia esperienza. Volevo però aggiungere un attimo, prima di rispondere, una cosa che diceva Ercole. Questi progetti Horizon sono veramente competitivi, cioè o si lavora al top delle competenze, anche della rete, perché noi siamo anche valutatori dei progetti, anche noi andiamo a Bruxelles a valutare i progetti, siamo tre persone di tre paesi diversi, ci danno il pacco di progetti e dobbiamo valutarli, è difficile poi fare, cioè passano solamente i progetti migliori, e tra i migliori molto spesso abbiamo delle valutazioni buone, ma non superiamo la soglia perché non il livello si è alzato moltissimo.
sia stata molto utile. Prima magari con un punteggio tipo 13 si aveva 13 su 15 si aveva il finanziamento, adesso se non hai 14, 14 e mezzo non ci riesci ad avere il finanziamento. Ora io volevo sottolineare, non perché vengo dall'università, ma sicuramente le università, e in questo caso posso parlare penso sicuramente per tutte e tre gli Atenei abruzzesi, abbiamo una rete, diciamo, un networking soprattutto che non è solo accademico, perché ormai il ruolo del professore universitario è completamente cambiato. Se uno pensa di trovare ancora l'accademico puro all'interno dell'università si sbaglia moltissimo. E perché dobbiamo anche noi andare alla ricerca dei fondi per finanziare le nostre ricerche, e quindi tra virgolette ci sporchiamo un po' più le mani, ecco, rispetto diciamo al passato. Quindi secondo me questo networking certe volte nasce anche da attività che possono sembrare secondarie. Ultimamente alle riunioni che abbiamo avuto, quella sulle smart specialization, avevo fatto la proposta che secondo me il finanziamento di borse lavoro per i tirocinanti, per tesisti che vanno all'interno dell'azienda, si crea il networking con il dipartimento di un determinato tema e quindi si comincia a conoscersi. Cioè, la mia esperienza nasce solo da questi progetti, poi da questi piccoli progetti nasce la conoscenza. Nasce quindi la rete, faccio un esempio, ultimamente abbiamo avuto un bel progetto in cui Elefanti ci ha finanziato un'attività di ricerca su un tema di loro interesse, e poi da lì addirittura siamo stati noi propositori, abbiamo proposto per esempio di partecipare a un bando europeo, adesso avremo penso a maggio la risposta non di Horizon ma nell'ambito dei progetti LIFE, quindi progetti di natura tipo ambientale. Secondo me, e soprattutto se tutto questo è catalizzato da un cluster come quello nostro, cioè noi lavoriamo in questo senso. Fondamentali, insomma, ringrazio. Fondamentali cluster. Quindi suggerimento che certo mi sento di darvi, ci sentiamo tutti quanti qui in studio di darvi per chi opera nel settore farmaceutico, ma più in generale per chi opera nell'innovatività, con imprese che vogliono davvero sviluppare e crescere, e fare sempre più riferimento ai cluster, ai gruppi di imprese, fare rete, fare sistema, perché in questo modo si prendono finanziamenti e si riesce soprattutto a svilupparsi. Bene. Io per questa sera vi saluto i nostri ospiti, vi ringrazio e non andate via, perché fra 10 secondi c'è la rubrica di economia in cui come al solito cercherò di spiegare un pochino come funziona l'economia in maniera molto semplice e le relazioni tra l'economia e la politica e viceversa, quindi non perdetela. E noi ci vediamo alla prossima puntata, arrivederci. L'unica cosa che non si può desiderare è ciò che non si conosce. Buonasera amici, e in questa seconda puntata della Exclusivity, l'economia spiegata in maniera semplice, parleremo sempre del discorso lasciato l'ultima volta, cioè la distribuzione della ricchezza. Abbiamo visto che la distribuzione la scorsa volta era avvenuta, abbiamo ipotizzato in realtà due situazioni, una situazione in cui diciamo tutti avevano la stessa ricchezza all'interno di questa nostra Repubblica felice, e avevano tutti quanti 2 euro su un totale di 10 euro di ricchezza, avevano 2 euro. E un'altra situazione in cui invece erano quasi tutti ricchi, 4 persone su 5 di questi componenti della Repubblica Felice avevano 2,25 euro e una persona soltanto aveva 1 euro, quindi era rimasta indietro. Quindi erano praticamente tutti quanti ricchi in questa società. E abbiamo visto con la nostra Antonella, anzi buonasera Antonella. Buonasera Fabrizio, buonasera. E avevamo visto che in tutte e due le situazioni insomma erano tutte e due insoddisfacenti per la collettività nel suo insieme. Perché? Perché se erano tutti quanti uguali non riuscivano a distinguersi e quindi erano scontenti, perché nessuno riusciva ad emergere. Se invece c'era diciamo una considerevole, quasi la totalità della popolazione che aveva una ricchezza enorme, no? Deteneva quasi la totalità della ricchezza, e una persona soltanto era rimasta indietro, beh, anche quello non era soddisfacente, perché ti ricordi, abbiamo fatto l'esempio, tutti quanti con la Ferrari, sì, ma se siamo tutti quanti uguali con la Ferrari, insomma, poi non è più contento nessuno, no? Perché non riesce a distinguersi ancora una volta, solito problema. Einaudi, il grande Luigi Einaudi, economista, oltre che il nostro presidente della Repubblica nel passato, soleva dire una frase davvero di notevole significato.
diceva che ogni uomo in una società dovrebbe essere messo in condizione di perseguire quello status economico e sociale tale da consentirgli di mettere a frutto la propria capacità di rigore, disciplina, impegno, perseveranza e personale attitudine. Beh, in effetti, tu Antonella cosa pensi di questa frase? Risponde un po' alla tua visione del mondo, della società? Sì, questa è una frase emblematica secondo me, cioè qualsiasi cittadino dovrebbe avere la possibilità di realizzarsi e di crearsi un suo spazio nella società e nell'economia secondo le proprie attitudini. Sì, certo. Molto bella. Sì, una esatto, cioè, ognuno dovrebbe essere messo in condizione insomma, di mettere esatto. a frutto quello che sa fare, esatto, insomma, per poter esatto. distinguersi, abbiamo visto che sì. voleva distinguersi, per potersi distinguere dagli altri, perché è normale voler cercare di ottenere qualcosa no, di diverso dagli altri, di più e di diverso dagli altri, in modo tale da poter essere affermare se stessi. Però attenta un attimo, perché tu saresti contenta lo stesso se a un certo punto, mettiamo, no? riesci effettivamente ad emergere, no? perché metti a frutto le tue capacità, ma come dice Einaudi, no? perché sei stata brava, sei impegnata e quindi hai avuto il giusto compenso, ti sei affermata, però saresti contenta lo stesso se, siccome sono liberi anche gli altri di fare la stessa cosa che hai fatto tu, magari poi arrivano gli altri, sopraggiungono e ti sopravanzano e ti tolgono quello che tu avevi conquistato. Col tuo, no, col tuo lavoro, col tuo impegno, perché anche gli altri sono liberi, non sei mica soltanto tu ad essere libera, giusto? La società è libera, sì. giusto? Ognuno può fare quello che può raggiungere quello che hai raggiunto tu. Quindi saresti contenta lo stesso se tu per aver conquistato la tua ricchezza rischi di perderla un attimo dopo perché arrivano gli altri. No, assolutamente no, però ci dovrebbe essere una regola, nel senso che un cittadino che ha acquisito una ricchezza non deve comunque conservarla, ma deve ridistribuirla, cioè non deve essere così conservatore, avido, ecco, dovrebbe cercare di non regalarla, cercare di metterla a disposizione della società. Secondo me, non so in che modo, non sono un economista, però hai questa idea di equità, di redistribuzione, esatto, io sì, mi sono arricchito certo, però se arrivano gli altri che vogliono prendere il mio posto, insomma io devo essere io a aprirmi e cercare, di far sì che gli altri possano avere anche loro la loro parte. Vabbè, insomma, sì, è vero quello che dici, anzi è giustissimo, è una cosa umana, no? che ciascuno di noi penso avverte come sensazione. Però questo determina dei problemini. Proviamo a fare un esempio. Eravamo rimasti la scorsa volta, vi ricordate, a questa società che aveva all'inizio 2 euro per tutti, no? Erano 5 persone, il totale della ricchezza nazionale è 10 euro, ognuno aveva 2 euro, erano tutti quanti uguali. Ok? Benissimo. Vediamo appunto come si forma una distribuzione. E a un certo punto una persona particolarmente capace, prego la regia di mandare il cartello 1, una persona che si sente capace di fare qualcosa di diverso dagli altri, vuole costruire, comincia a costruire delle sedie. Ecco, vediamo un po', dice Lomino, se riesco a costruire qualcosa di più utile per la collettività, per esempio delle sedie. E vabbè, e comincia a costruire. Subito dopo anche un altro della società in cui viviamo comincia a dire ma voglio farlo anch'io, se quello costruisce sedie anch'io sono capace, magari non sono bravo come lui, ecco qui, non sono bravo come mio amico ma voglio provare anch'io a costruire delle sedie, a venderle per diventare, per raggiungere una diciamo, situazione sociale migliore, economica e sociale migliore. Benissimo, e cominciano. E vediamo cosa succederebbe una volta raggiunto questo. Una volta diciamo, costruite queste sedie, vendute, ovviamente la distribuzione apparirà un po' diversa. Vediamo un attimo il cartello 3, eravamo partiti da 2 euro, 2 euro, 2 euro, tutti quanti 2 euro, ma dopo che un paio di omini hanno cominciato a costruire perché hanno dato sfogo alla propria capacità di costruire cose belle, ecco che magari ci sarà un primo soggetto che avrà 4 euro perché ha costruito le sedie più belle, è stato più bravo, un altro ha costruito sedie meno belle, quindi ha 3 euro, ne ha vendute quindi di meno e quindi avrà un po' di meno, 3 euro, ma gli altri che non sono stati diciamo, in grado, non hanno provato a costruire nulla, rimarranno con un euro a testa, quindi sono i più poveri della popolazione. Ecco che abbiamo già, come vedete, una distribuzione della ricchezza, abbiamo un paio di persone che sono, diciamo, si sono arricchite, sono ricche rispetto agli altri, su un totale di 10 euro hanno 4 e 3, e 3 persone che sono rimaste decisamente indietro, con un euro soltanto.
Questa situazione già determina una certa marcata distribuzione nella collettività. Abbiamo visto che l'impegno di alcuni ha fatto sì che in effetti ci fosse un arricchimento da parte di alcuni e un impoverimento da parte di altri. Tu per esempio, Antonella, se fossi la più ricca, no, di quel gruppo che abbiamo visto che ha costruito sedie e quindi si è arricchito, se fossi tu una di quelle che appunto, si è arricchita e riuscita a emergere, cosa penseresti se ti dicessi che sei contenta o no di questa situazione? Certo, cioè, sono contentissima, mi sono realizzata, praticamente mi sono distinta dagli altri e cercherò comunque di fare sempre del mio meglio, di aumentare la mia ricchezza, di felicissima sicuramente, come no? Invece tu Fabrizio, se fossi uno di quelli più poveri della società, cosa penseresti? L'hai detto proprio io. Beh, certo, non sarei così contento, no? Non sarei così contento perché? Perché sono rimasto un po' indietro rispetto agli altri e ho conosciuto, ho modo di conoscere, di vedere davanti ai miei occhi una situazione che è migliore. Non si può, vi ho detto all'inizio di questa rubrica, di questa trasmissione, non si può desiderare ciò che non si conosce. Ma io invece ho conosciuto un periodo in cui stavo meglio e quindi adesso sono un po' disperato perché vorrei riottenere quello che avevo, no? E riottenere un certo benessere che invece ho perduto. Allora, se ci fate caso, tutto sommato questo è quello che accadeva nei regimi, che accadeva soprattutto nel passato, nei regimi totalitari, no? Comunisti o comunque totalitari, dove si cercava di tenere la popolazione all'oscuro di ciò che accadeva nel mondo occidentale, no? E quindi la ricchezza che c'era, perché così non si poteva desiderare, non si può desiderare ciò che non si conosce. È così, se uno non informa, non fa conoscere una situazione migliore e nessuno la desidera. Beh, ma noi stiamo ipotizzando una società occidentale dove c'è libertà, si conosce e quindi tutti quanti vorrebbero arricchirsi. Beh, questa situazione determina una creazione di due categorie politiche, due macro categorie. Quella dei conservatori che si sono arricchiti perché quindi tendono a voler conservare la ricchezza raggiunta e quelli che possiamo definire progressisti, senza quindi connotazioni politiche di sorta, stiamo parlando di macro categorie economiche, quelli che sono i progressisti che vogliono invece cercare di progredire per riottenere ciò che hanno perduto. Sono due categorie sacrosante, non c'è nulla di malvagio in nessuna delle due, sono due categorie naturali, politiche naturali dell'essere umano che nell'esprimere la propria libertà, come diceva Einaudi, da un lato cerca di ottenere e magari riesce ad ottenere di più e quindi a distinguersi, ma a quel punto vuole anche conservare questa ricchezza che ha ottenuto, non vuole perderla subito dopo, e chi invece è rimasto un po' indietro e vuole cercare di recuperare posizioni e quindi sarà un progressista, cercherà di progredire nella sua posizione sociale. Bene, questa distinzione, amici, sarà analizzata nella prossima puntata perché vedremo che cosa succede a questo punto a questi due grandi gruppi della popolazione, i progressisti e i conservatori, e come nel gioco economico e politico riescono di volta in volta a confrontarsi e a prevalere una volta l'uno e una volta l'altro all'interno della collettività. Nel frattempo, sempre per chi volesse approfondire gli argomenti che trattiamo in questa rubrica, vi ricordo potete scaricare il mio libro sul sito lafeltrinelli.it, digitate Exclusivity di Fabrizio Catullo e potete scaricare il libro. Bene, vi do appuntamento alla prossima puntata della rubrica di Exclusivity, Economia resa semplice, e per questa sera a tutti quanti buona serata. Buona serata.